mentre c'è il quinto posto per il cicerale. Cicerale che ha battuto proprio il propalinuro con un rocambolesco 4-3. Anche di questa partita abbiamo le immagini, possiamo vederle, dopo le commentiamo in studio con i nostri ospiti. Davvero una partita spettacolare, Giorgio Voria di Cicerale, dove appunto giocava Cicerale Propalinuro, combattutissima questa partita per tutti i 95 minuti, compreso il recupero. E dopo un quarto d'ora occasionissima per il Propalinuro, per passare in vantaggio, c'è un atterramento in area di Dinca da parte del difensore, di un difensore del Cicerale. L'arbitro concede il calcio di rigore, batte Di Luca, tiro però debole e non ha grande difficoltà Margiotta a neutralizzare questo tiro, sfuma così occasione importante per il Propalinuro dopo 15 minuti. E al 23esimo il Cicerale si porta in vantaggio, Marzucca crossa dalla sinistra, palla sul secondo palo, completamente libero c'è Perretta che di testa mette la palla in rete, difesa del Propalinuro poco attenta su questo cross, bravo Marzucca a guardare il compagno libero, a servirlo con questo traversone e dunque 1-0 per il Cicerale. Secondo tempo, all'11esimo pareggia il Propalinuro, c'è un'azione sulla sinistra di Dinca che entra in area e sull'uscita di Margiotta realizza il gol diagonale di piatto destro, palla in rete, dunque 1-1, rivediamo la settima rete in campionato per Dinca che batte Margiotta e dunque il pareggio però che dura poco. 23esimo, rilancio di Margiotta, colpo di testa di Aprea, palla che arriva sul destro di Labaro, tiro forte centrale, Tancredi respinge, pronto poi Gaglione a ribadire la palla in rete. È il 2-1 per il Cicerale, gol di Gaglione che è brava ad approfittare della respinta di Tancredi. Al 20esimo minuto questa volta è Cirillo ad effettuare un lungo rilancio, ancora la testa di Aprea, sfortunato anche in questa circostanza, che consegna praticamente la palla a Gaglione che a volo di sinistro trova l'angolo sul secondo palo e dunque realizza il gol. Nulla da fare per Tancredi anche in questa circostanza, gol del 3-1 per il Cicerale. 27esimo, Propalinuro in attacco, suggerimento di Di Luca per Speranza sulla sinistra che cerca di superare Ruggiero, il quale però tocca la palla con la mano sinistra in area e l'arbitro è lì vicino, concede il secondo calcio di rigore al Propalinuro. Dagli 11 metri ancora Di Luca, ma Margiotta para per la seconda volta. L'arbitro però vede una irregolarità e dice che è tutto da rifare tra le proteste poi dei giocatori del Cicerale. Rivediamo la battuta, forse Margiotta che si muove con qualche attimo di anticipo. Dunque calcio di rigore che si ripete, alla battuta questa volta è Dinca che con un cucchiaio batte Margiotta e siamo sul 3-2. E vediamo la bella battuta di Dinca, un cucchiaio molto bello. 32esimo, c'è Conte che sulla fascia sinistra entra in area, si libera di due avversari, serve la palla all'indietro a Labaro che con un bellissimo tiro dal limite manda la sfera all'incrocio dei pali alla destra di Tancredi. Dunque il 4-2 per il Cicerale, 32esimo, bel gol di Labaro dopo questa bella azione di Conte. Ma non è ancora finita perché proprio al 90esimo Di Luca, servito in area da Dinca, batte Margiotta, siamo già al 90esimo e Di Luca realizza, dopo aver sbagliato praticamente due rigori, realizza il gol del 4-3. Proprio sull'ultimissima azione della partita, al 95esimo, c'è uno scontro tra Lavorato e Margiotta. Sono attimi di apprensione per il portiere del Cicerale che viene colpito involontariamente alla nuca da Lavorato. La partita sta ferma per circa un quarto d'ora, poi interviene anche l'ambulanza a portare il portiere del Cicerale in ospedale per accertamenti, nulla di grave comunque. Partita che riprende poi ormai quando è già notte con i fari, giusto il tempo per l'arbitro per fischiare la fine di questa gara bellissima, 7 gol, avete visto, 2 rigori e vince il Cicerale 4-3 e si porta a quota 10 in classifica, in buona posizione